benvenuti a tutti in questo nuovo video. Oggi la vostra Gloria muore. Non sono nuda, ma ho un vestito lilla e quindi sono un po' tagliata e non si vede, ma non preoccupatevi, ho i vestiti addosso. Oggi mi farò le unghie. Oggi finalmente torno a farmi le unghie. Come vedete, le mie unghie sono senza niente, senza neanche lo smalto. Sembra una roba normalissima, ma in realtà non lo è, perché se mi seguite da tanto sapete che arrivo da un passato da onicotecnica. Mi è dispiaciuto moltissimo abbandonare questa professione, perché comunque dopo 7 anni ero già bella avviata, ho lavorato e lavoravo in diversi centri estetici e mi sono dedicata totalmente a YouTube, i video e bla bla bla, chi mi segue sa. E quindi cosa ho fatto poi? Sono andata da un'altra ragazza a farmele fare, quindi non me le facevo più io, ho iniziato a farmele fare. E questo è andato avanti per diversi anni, forse 4 anni. 2 anni fa ho deciso di toglierle completamente, togliere la ricostruzione, avevo l'acrilico, ho fatto gel, acrilico, insomma, continuavo a farmi delle unghie lunghissime. Chi mi segue sa, ripetiamo tutti insieme, chi mi segue sa. Su YouTube si vedono dei video in cui ho le unghie lunghissime e a tratti non mi riconosco perché me le guardo e dico, oh mio Dio, ma io le portavo così lunghe. E a vederle adesso mi dico, ma veramente le portavo così lunghe? Cioè non riesco più a vedermi con queste unghie qua. Quindi che cosa è successo? Non ho più fatto le unghie, le ho tolte, mi sono stufata, mi sono trovata talmente bene senza che non le ho più rifatte. A casa mi mettevo lo smaltino, insomma cercavo di renderle un po' più carine. Poi ho smesso anche di mettere lo smaltino perché non c'era niente che mi soddisfava. Cioè io adesso, oggi, non ho voglia di fare la ricostruzione, non ho voglia di avere una ricostruzione sulle unghie. Voglio comunque avere la mia lunghezza, le mie unghie, ma un po' più curate. Ma non ho voglia di andare a farmele fare perché ci metto troppo tempo, perché non le voglio troppo esose, non mi piace più portarle troppo lunghe, troppo sbatti, insomma. E per questo ci ha pensato il brand Manucurist, spero di averlo pronunciato bene. Comunque questo qua è un brand che io non conoscevo e mi hanno inviato questa mega pochette, tra l'altro super aesthetic, bellissima, ve l'ho fatta vedere anche nelle storie. All'interno abbiamo un kit completo per, questo è quello che mi hanno mandato a me, poi ovviamente vi lascio tutte le informazioni del caso nell'info box. E tra l'altro questo video è possibile grazie a loro, che mi hanno regalato queste cosine proprio per farci video, per farvi vedere come Gloria riesce a non farsi le unghie, sperando ancora di ricordarmi qualcosa, perché vi giuro è passato talmente tanto tempo che nonostante io comunque sia fossi un'onicotecnica, non so effettivamente se oggi riuscirei a farmi le unghie così bene. Quindi proveremo insieme, vedremo se sarà un fallimento o meno, ho un po' l'ansia. E loro, potete trovare tutte le informazioni appunto nell'info box, e loro creano questi prodotti, tra l'altro, per potervele fare voi. All'interno c'è la lampada UV, insomma la base, i colori, hanno un sacco di shade, e gli ingredienti provengono dalla natura, come la manioca, la canna da zucchero e il cotone, cioè pazzeschi. Quindi non danneggiano l'unghie, sono privi di interferenti endocrini e sostanze comunque nocive per le vostre unghie e allergeniche. Quindi andrei ad aprire direttamente la nostra pochette per farvi vedere che cosa mi hanno inviato anche qua. Qua dentro abbiamo la lampada UV. Questa è la lampada. Adesso tolgo tutto l'imballaggio, tutto questo popò di roba. Wow, ma che bella! Cioè, raga, è futuristica. Oh mio Dio, ma... Oh mio Dio, io vi giuro che ancora non l'avevo aperto. Cioè... Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, questo ve lo fate a casa voi. Ma è geniale, bellissima. Io sto così tutto il giorno. E questo è facilissimo da pulire, tra l'altro, quindi anche molto molto igienico, perché se ogni volta dovete disinfettare questa parte non si infilerà lo schifo in giro, ma togliete, pulite e rimettete. Poi questa è la pellicola blu protettiva, perché poi riflette. Bisogna anche togliere questa plastichina, ricordiamoci Gloria. Questi sono i famosi Green Flash che vi dicevo, quindi semi permanenti naturali e bio. Io per l'occasione ho cercato di farle crescere al meglio. E le ho già limate, ho già tirato su le pellicine, le ho tagliate via, e ovviamente qua si sono un po' ancora spezzettate perché le mie pellicine appena si toccano iniziano ad aprirsi in mille mila modi, un po' come il meme di quando si tolgono una pellicina e arrivano fino al braccio. Tra l'altro hanno una durata di circa 10 giorni e vanno applicati in strati sottili, proprio come un normale smalto, quindi non bisogna stare a fare 3000 goccioloni di prodotto, no, strati sottili. Se vi state chiedendo come toglierlo, visto che sono comunque naturali, loro hanno pensato di creare un loro solvente senza acetone, quindi per non andare neanche
neanche a danneggiare l'unghia, quindi si toglie come un normale smalto, ma potete utilizzare direttamente la loro creazione, questa qua. Questi prodotti provengono dalla natura, all'interno contengono canna da zucchero, manioca e cotone, cioè veramente geniali, geniali, geniali. Ok raghi, allora come vedete la postazione è già pronta, io sto per tirare fuori l'olietto che lo preparo già, ma guardate quanto sono aesthetic poi i prodotti. Come vedete sono contrassegnati da dei numerini qua sopra, quindi questo vi faciliterà anche, come si dice, l'applicazione. Tutti i colori hanno il numero 2, ciò vuol dire che dovete mettere prima l'1, che è la base, il 2 sono i colori, quindi vi scegliete il colore che più vi piace, e poi c'è il numero 3 che è il sigillante, come vogliamo chiamarlo, insomma il top coat, e poi l'olietto da passare sulle cuticole. Le mie unghie, come vi ho detto, sono già state limate e ho sollevato tutte le pellicine, le ho tagliate via. Per prima cosa colleghiamo la lampada e guardate che bella, ve l'ho già fatto vedere prima, ma no raga, questa cosa che la lampada è a calamita mi piace tantissimo. Questa parte qua è a specchio e infatti togliamo questa pellicolina blu, almeno da una parte, perché serve per riflettere la luce, quindi quando noi andiamo a inserire la mano dentro la lampada, la luce si riflette allo specchio e va a seccare, diciamo, il prodotto anche nella parte inferiore, nella parte sottostante dell'unghia. Togliamo questa parte. Hey! Ecco, in questo momento mi sento molto Scary Movie quando c'è Cindy che mette il coltello sotto. Stanno ridendo! Oh mio Dio, mi pare che stiano ridacchiando. Che? Bene, sono prontissima. Inizio col numero 1, come vedete. Parto con l'indice, applico uno strato sottile. Sembra davvero di mettere lo smalto comunque, perché se vanno fatti strati sottili sembrerà veramente di mettere lo smalto, però vi durerà 10 giorni. Questa cosa mi piace assai perché io sono molto pigra e non ho voglia, ma proprio non ho voglia di stare dietro alle unghie troppo spesso. Visto che è uno strato sottile, non stiamo andando ad applicare gel o altro che è un po' più bombato, lo applico già anche sul pollice, normalmente non si fa perché altrimenti cola, però oggi siamo impavide. Oh wow! Oh wow, si accende da sola! Oh wow, fantastico! Inserisco la mano dentro la lampada e parte da sola, così. Raga, sono troppo contenta! Ma è super pro questa cosa! E la potete fare a casa voi, tranquilli! Tanto chiacchiero con voi, un po' come se fosse una mezza live! Sono pronta per applicare il colore. Io voglio provare questo qua. Vado a fare il primo strato. Wow, wow, mi piace. Oddio che bello, bordossi. Allora, è molto facile l'applicazione. Ripeto, con il fatto che vanno applicati come degli smalti, non è difficile. La cosa bella è che rileva la mano. Come vedete si accende e si spegne in base a come inserisco la mano. Queste sono le unghie con il primo strato di semipermanente. Sono stra lucide. Sì, ecco, con una passata potete avere il vostro bordeaux della vita. Con due è proprio un bordeaux bellissimo, come piace a me. I like it. Quando ho iniziato a fare le unghie era tutto tossico. Cioè, tra un po' io veramente non potevo neanche respirare l'acrilico, raga, perché stavo male. Mi veniva proprio la tosse. Tornavo a casa la sera col mal di testa, con la tosse. Vado a infilarle dentro una lampados. Dopodiché possiamo applicare il 3, che è questo qua, il gel top coat, quindi per sigillare tutto il nostro po' di roba. Se non volete fare ovviamente disegni vari, magari volete utilizzare altri colori per fare, che ne so, un po' di nail art o I don't know, se prendete il bianco potete farvi la French, non lo so, va ancora di moda la French. Comunque, e poi sigillate col numero 3 e vi faccio vedere, una volta compiuto il tutto, sigillato anche il pollice, vi faccio vedere come rimuovere il prodotto con il loro solvente senza acetone. Loro dicono che si toglie come un normale smalto, testiamo questa cosa. Ok, applicherei il top coat. Quindi andiamo a sigillare il tutto. Raga, semplicissimo, proprio come un normale smalto. Cioè non sto avendo problemi, non sto facendo nessun tipo di fatica. A me piace ad esempio farmi le unghie mentre
sorseggio qualcosa, guardo qualcosa di sottofondo. Lo prendo ultimamente, da quando non faccio più la ricostruzione, è un momento per me, perché alla fine si tratta di questo, si tratta di prendersi cura di noi stessi. E tante volte quando lo facciamo at home cambia completamente, diventa una cosa molto più bella e più significativa, non lo so, un po' come quando ci facciamo skincare a casa, tranquille, senza nessun tipo di ansia, senza appuntamenti vari. Adesso, come visto che è l'ultimo strato questo, il numero 3, lo lasciamo un po' di più. Quindi adesso attendo i miei secondini, ci vediamo tra poco con il risultato finale. È tutto asciutto, questa è la prova del 9. È tutto asciutto. Tra l'altro non appiccica perché il top coat è quello che chiude tutto e non va né sgrassato né niente, quindi voi non dovete fare assolutissimamente niente. Il prodotto è completamente duro, non lascia nessun tipo di unghiata. Sto facendo delle prove e andiamo a prendere. Wow, sono soddisfatta. Oh mio Dio, cioè in 3 secondi. Adesso andiamo ad applicare, cioè vedete che già mi viene da fare così. Adesso andiamo ad applicare questo, che è un olietto per le vostre cuticole, e andiamo anche, già che ci siamo, a lucidare poi, come faceva la mia estetista. Che buon profumo. No raga, c'è prima e dopo, before and after. Guardate la differenza, prima e dopo. Cioè, tutta un'altra storia. Bene, adesso è arrivata la parte divertente, cioè farlo dall'altra mano. Auguratemi buona fortuna. Se sbordate, come ho fatto io in questo momento, don't worry, be happy. Se avete uno di questi qua, i bastoncini d'arancio si chiamano, boh, vabbè. Vado a pulire il contorno così e voilà. Tolgo l'eccesso e proseguo con l'applicazione anche da questa parte. Tiratele sulle cuticole, le pellicine. E tante volte non si vedono. Se non le spingete su, che potete utilizzare proprio anche un bastoncino così di legno, vi si alza perché c'è un po' di pellaccia attaccata all'unghia. Quindi spingete bene le pellicine e vedrete che questo problema non sussisterà. Adesso vado a mettere questo, che è tipo un salmone. Oh, ma che carino! Sono naturali, sono fatti dalla canna da zucchero, manioca, perché c'è tapioca e manioca, giusto? Manioca, canna da zucchero e cotone. Ci hanno fatto la linea. Wow, che roba, eh? Non fa male. Non ti picchiano di notte. È a pressione. Cioè, appena rileva la mano, si accende. E fai i minuti che deve fare? Sì. Poi li puoi segnare tu. Cioè, ma chi va più a farsele fare? C'è tutto qua. Perfetto, il colore è questo qua. Vi giuro, dal vivo è molto meno saturato. E adesso facciamo la prova del 9. Utilizziamo ad esempio sul pollice il solvente, il loro solvente che rimuove questo tipo di smalto semipermanente. Sto attenta alle altre unghie ovviamente. E appoggiamo questo cotoncino imbevuto di solvente sopra l'unghia per 30 secondi, quindi lo teniamo così. Dopo 30 secondi andiamo a rimuovere il cotone. Come vedete il prodotto si toglie facilmente, non lascia l'unghia in nessun modo, cioè l'unghia sotto è completamente pulita, sana. Ha tolto tutto, è venuto via tutto. Questa cosa, ragazzi, è la svolta. Ho fatto meno fatica a togliere questo tipo di semipermanente che magari lo smalto bordeaux classico che vi lascia tutto il colore in giro. Guardate, praticamente va a sbriciolare il prodotto e non colora la vostra unghia, cioè non lascia residui strani e polpastrelli colorati, anzi. E in più la mia unghia è bella, vedete che non ha nessun tipo di ammaccatura o cose che rovinano l'unghia, niente, cioè favola, 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 favola. Adesso vado a rifarla. Ragazzi, questo è il risultato finale. Io sono rimasta molto 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 colpita da questo brand, da questa linea Green Flash di Manicurist. Mi piace il fatto di aver fatto una mano
tutta dolcina, un po' bon ton, e l'altra tutta darkettona, che praticamente rappresenta la mia vita. Mi piace un sacco il risultato, sono belle lucide, ha lasciato le mie unghie comunque normali, non sento pesantezza sulle unghie, anzi le sento veramente nude. Mi mancava però un po' fare questa cosa qui. Io li ringrazio tantissimo per l'invio, non vedo l'ora di scoprire gli altri colori che hanno in gamma. È super approvata, io darei un bel voto 10 a questo brand. E niente, fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Ci vediamo al prossimo video. Io fatemi sapere che video vorreste vedere sul canale, come sempre vi aspetto nei commenti. Fatemi sapere se vi piace anche il make up. E noi ci vediamo al prossimo video. Ma basta! Niente raga, non ce l'ho abbastanza lunghe da fare rumore, però niente, spero davvero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo. Mua. Ciao!